Un abbraccio a tutti ragazzi, qui Blur e oggi come potete vedere siamo qui con un nuovo video, uno speciale, abbiamo un ospite speciale soprattutto. Comunque voglio solamente ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando ultimamente e voglio esortarvi a lasciare da subito un bel mi piace, soprattutto da cellulare ovviamente, accertatevi come sempre. Un bel mi piace da subito se volete lunedì un trick game rivincita contro Tony su MV2 che escono delle cose veramente bellissime. Quindi da subito un mi piace, arriviamo a 1600 like e gustatevi il video, ciao. Ah già, al volo, una kill race subito a uno non è per niente cosa facile, davvero. Eccoci qui ragazzi, siamo già qui con Pamaj. Ciao bello, come va? What is going on guys? Awesome, Pamaj here. Pamaj, whatever floats. Mi fa piacere. Sì, ti vedo un po' più in carne in questi giorni, però comunque speriamo che comunque non te li mangi proprio in maniera cattiva i bot, no? That's what it's gonna be. Intanto accenderei un po' la luce. Ah, wow, sono un'altra persona. Io volevo farlo con Spratt in realtà questa cosa, perché praticamente sai, beh, Spratt è un po' più forte di te. Get some gamer, bro. That's all you need. E solamente che non ce l'avrei mai fatta, perché sì, Spratty è veramente un'altra bestia. Io già con te me la prendo più spesso, anche su BO2. Questa è una sorta di rivincita. Come pensi che andrà a finire, Pamajo? I am nervous. No, perché io comunque stavo pensando, cioè ora tu stai negli Optic, non stai più nei Fades, stai comunque in un clan bello famoso. Cosa si prova, cioè, capito, comunque ad avere quella faccia, cioè no, a non riuscire neanche ad avere una ragazza. Nel senso, puoi avere molta gente che poi non so se sono tuoi amici o meno, ancora non si è capito bene, però cioè che comunque ha una sua anima gemella. E intanto qui sto arando culi proprio come fossero bestie. Anche Adapt ha una ragazza. Cosa ne pensi di Adapt? I have certain spots on this map actually. What am I doing? Ah, una bestia sei io. Mamma mia, quad! Devi sapere che nelle kill race, la kill race almeno su BO1 penso che sia la kill race più difficile di qualunque COD, perché non puoi mettere nessun tipo di salute minima e ci sta anche ultima speranza fisso. Stiamo andando bene, tu come stai andando, Pamaj? I hate you. Vabbè, ah, mi fa piacere. Poi c'hanno sti pompa maledetti con ste cazzo di cose. Il trucco su BO1 è sparare e ricaricare e poi fare il cambio d'arma, perché comunque è meglio, raga. Cioè nel senso, sprecate molto meno tempo. Oddio, alla porta si buggano sempre. No, poteva essere quad. Niente, vanno tutti per terra tipo lombrichi maledetti. Oddio, che culo. Ah, fucile di precisione. Mamma mia, 2000 uccisioni un fucile di precisione. No, il telefono no. Per favore, non mentirei con video. I'm done. You played this for 4 years straight, kid. Vai così, mamma papà, ti sto spaccando il culo in una maniera terribile. Sai che sulla pagina avevo detto che avrei fatto un 1v1 contro un membro dei Fades. Mi ero dimenticato che... Oddio, quanta gente. No. Mi ero dimenticato che tu nei Fades non ci sei più, ci sei voluto uscire, ma ci sono stati problemi, non so, con qualcuno. I'm gonna hate these people for the rest of my life. E addirittura, che cazzo ti ha fatto, Temper? It was actually the worst idea to have people. Vabbè, ma tranquillo, ma anche io non ho la barba, cioè, però magari piano piano ti arriva, cioè nel senso, devi aspettare. Comunque tu quanti anni c'hai? 14, 13, con quella faccia di merda che ti ritrovi. Come on, man! At least I'll have someone to yell at. It's like, fuck you. 23! Wow! E stai ancora a giocare a Call of Duty, sei un grande. Oh, you're having fun, aren't you? No, ovviamente scherzo, mamma mia. Siamo in un'ottima streak. Voglio arrivare a 80 kill. Tu a quanto stai, Pamaj? Sono sicuro che non stai andando meglio di me. Stop, you were giving me false hope before this. Veloce. Allora, se arrivo almeno a 75 kill, che sono tantissimi, considerate che tipo una media relativamente buona qui, 60 kill vanno benissimo, cioè sei già molto bravo. 70 kill, voglio un mi piace da subito. Che devono lasciare, Pamaj? Quanti mi piace devono lasciare? This is a little creepy. Beh, sei un uomo di merda, forse dovresti pensare al tuo canale del cazzo, che con 2 milioni di iscritti si fa 10.000 like. Se ne fa più dei Razer Core con i Temper Shot tutorial, idiota. Mamma mia, go down. Un altro, vuole la quad. Tutti per terra, io li odio. Oddio, ma sta a sentire. Mamma mia, Blu ratti, nel senso i ratti blu. 27 secondi, 25. Da te quant'è, Pamaj? Shut up. Perfetto, siamo in sincro. Oh, collateral, no. No, vaffanculo. 2 kill per far lasciare a tutti un bel mi piace da subito. Ok, ce l'ho, eccola. Yes. Tanto lo sapevo che vincevo, non è un problema, dai. Mamma mia. Chi lo dice?
L'ho detto io l'altra volta, quindi ora lo dici tu. I got 69. Si 69. Ecco, giusto un nerd senza ragazza voleva fare 69. Oh! 7700, 77 kill. The God ancora una volta. What? What the fuck? Che si sente a essere così pippe in confronto a Blur? Fucking so gay. Però io mi sono reso conto ora che ho una luce divina incredibile. Fatemela cambiare. Siamo tornati nell'oblio. Comunque Pama, io ti ringrazio perché mi fa sempre molto piacere che tu sei qui sul mio canale. Fuck you. E incito anche gli altri a lasciare un bel mi piace. Fuck you. Fuck you. Dai, per favore, non fare il bimbo di merda, per Dio. Dai, vai a giocare con Optic X, porco due, che se mangia 88 panini per colazione e se mangia 2 cerbiatti per cena. Comunque ragazzi, se vi piacciono questi tipi di video un po' più simpatici, ma comunque belli tosti, perché io incito tutti a fare una kill race su BO1 se lo avete, per farvi capire quanto sia difficile fare 7700. Cioè io ho fatto un bel risultato veramente, quindi un bel mi piace. Proviamo ad arrivare a 1600 mi piace se ne volete degli altri con questi ospiti un pochino speciali in un certo senso. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre accertatevi di lasciare il mi piace da cellulare e un bel commento, e grazie ancora per tutto il supporto che mi state dando. Ci vediamo al prossimo video, ciao. This motherfucker. Sì, andiamo, non? La seconda cosa imbarazzante, non ne ho trovate tantissime, insomma. Fortunatamente mi è andata anche bene.